Una cosa che si fa anche adesso in modo digitale sono gli adattamenti, cioè nel senso tutte le onomatopee da cambiare, soprattutto sto parlando dei fumetti giapponesi chiaramente, che adesso con Photoshop insomma, si può fare molto più semplicemente, tra virgolette, perché si può anche ricostruire tutta la parte di disegno che magari rimane scoperta, e quindi ricostruire retini e varie decorazioni che i giapponesi usano mettere nei loro manga. Una volta anche questo si faceva a mano. Non dico di essere stato il primo, però sì, insomma, uno dei primi a lavorare all'occidentalizzazione dei fumetti giapponesi. Questo qui è uno dei primi fumetti che ha pubblicato sempre Granata, si tratta di Devilman, e oltre al mio lettering c'è anche il mio adattamento. All'epoca questo adattamento non veniva fatto in pellicola, ma per rendere il lavoro un pochettino più semplice, venivano stampate le pellicole su della carta patinata, della carta, sì, erano degli stamponi, si chiamavano così, e su quegli stamponi, con semplicemente il bianchetto, si andava a cancellare appunto l'onomatopea giapponese e si rifaceva quella italiana. La tavola è ribaltata perché all'epoca ancora c'era questa concezione, cioè, insomma, che sembrava che per noi occidentali fosse così difficile leggere fumetti giapponesi che si sfogliano al contrario, e quindi si andava avanti con la occidentalizzazione, che non riguardava solo appunto il cambio delle onomatopee, ma proprio il ribaltamento delle tavole. Questo significava che un po' tutto veniva ribaltato, quindi eventuali cartelli, targhe di macchine dovevano poi essere riportate nella versione occidentale. Io tentavo di riprodurre lo stile del carattere giapponese nelle onomatopee che facevo io. Chiaramente non potevo, cioè non avevo ancora tutti gli strumenti giusti. Per esempio, in molte onomatopee giapponese si usavano anche i retini e quello era impossibile per me. Per cui alcune volte tentavo di rifare a mano con i puntini i retini che erano messi sopra. Tentavo di fare un lavoro proprio filologico, cioè quello di se era così, dovevo farlo così. Adesso sono un po' più indulgente, non perché me ne frega meno, ma perché penso che comunque bisogna un po' adattare. I nostri caratteri sono diversi, per cui è inutile ricercare una perfezione filologica rispetto al volume giapponese. Ecco, qui per esempio si vede che la macchina, i giapponesi ce l'hanno giustamente con la guida a destra, perché guidano come in Inghilterra, e da noi invece sembra che sia tutto normale con la guida dalla parte giusta. Per esempio, un'altra cosa che si doveva fare, adesso qui probabilmente non l'abbiamo fatto, ma i cartelli che rimanevano con i caratteri giapponesi, bisognava ribaltarli perché sarebbero venuti al contrario nella nostra versione. Gli adattamenti in realtà se ne fanno sempre meno, nel senso che oramai si è arrivati alla, diciamo, alla conclusione, all'idea che, come giusto, le onomatopee giapponesi sono quasi dei disegni che raccontano come il disegno. Per cui un po' per una questione per una questione economica e di tempo, un po' anche perché si tende a lasciare appunto più disegno possibile, oramai si lasciano gli adattamenti, cioè le onomatopee giapponesi, e si scrive semplicemente accanto il corrispettivo in italiano. Questa qui, che io mi sono prima disegnato a matita, devo dire che non, quando costruisco diciamo, il rumore,
se per me in automatico, come vedi, non c'è una grande costruzione. Mi viene come mi viene a disegnare, cioè nello stesso modo. Semmai quello che succede è che molte delle tecniche che ho appreso sia lavorando manualmente ma anche lavorando al computer, tento poi di riprodurre quando faccio i lavori per me. Per esempio, in questo caso ho lavorato su una pellicola in cui ho ridisegnato con un pennino, per cui appunto creando questo segno così spezzato, un po' violento, ho lavorato su una pellicola, quindi l'ho ridisegnato su una pellicola e l'ho poi applicato sul disegno che ho fatto sotto sulla carta. Chiaramente ho dato del bianco nel retro, così in questo modo io ho potuto lavorare molto liberamente per creare queste nuvole che vedi, no? Senza preoccuparmi di fermare il pennello dove c'era appunto il rumore. E del rumore me ne sono occupato in un secondo momento, avendolo però prima appunto disegnato per bene. Non ci sono balloon perché non me ne occupo io, nel senso che non li mettiamo noi. Questo è un fumetto che sto facendo per la Bonelli e in genere i loro letteristi si occupano anche di inserire i balloon. Chiaramente noi dobbiamo solo fare attenzione a lasciare abbastanza spazio perché loro possano inserirli, perché quando mi costruisco la tavola comunque mi disegno i balloon ipotetici, perché poi in realtà loro li faranno come sanno farli. Ti dicevo, non è un lavoro che facciamo noi, però è un lavoro che ho fatto insieme tra l'altro a Marco con la RAM proprio all'inizio, quando lavoravamo per la Marvel Italia, per alcuni fumetti. Mi ricordo Conan, mi ricordo anche Europa, se non mi sbaglio, che abbiamo fatto, che era una miniserie di supereroi italiani, comunque in cui appunto ci occupavamo anche di, siccome erano tavole disegnate, prodotte proprio dalla Marvel Italia, quindi venivano disegnate da alcuni autori italiani e non, e ci venivano consegnati gli originali e noi su quelli poi dovevamo fare il lettering. In questo caso ci comportavamo comunque non ci comportavamo come gli americani che già usavano Illustrator o Freehand per creare font, balloon, eccetera, eccetera, ma lo facevamo a mano. Semplicemente, allora, io chiaramente usavo questi alissometri per fare i balloon. Li disegnavamo su carta, su una carta adesiva, che poi andavamo a ritagliare. Ci veniva fornito un balloon placing, diciamo che erano delle fotocopie su cui, come io faccio qui, venivano segnati più o meno gli spazi in cui inserire il balloon, decidendo noi più o meno la grandezza, perché in base al testo che c'era. E chiaramente le pipette venivano fatte a mano da me, che ero il disegnatore, per cui facevo io, venivano ritagliate e applicate appunto con, siccome la carta adesiva, venivano applicate nella tavola, la tavola originale. Le facevo direttamente col pennarello. I balloon, dici? Facevo direttamente col pennarello. Usando il tavolo luminoso, in realtà potevamo vedere bene dov'è. Chiaramente i balloon dovevano essere più vicino possibile alla persona che parlava. Questa era una delle poche regole, che comunque è una regola che è ancora usata anche dai fumetti in Bonelli, per evitare che appunto ci fossero delle pipette particolarmente lunghe.
Quindi poi ritagliavamo il balloon e lo applicavamo alla tavola.